Una mostra meravigliosa che nasce proprio nei, che possiamo vedere qua ai 40 anni dalla legge sull'affido familiare, una legge che ha cambiato moltissimo l'inserimento dei bambini in nuove famiglie, ma senza abbandonare la famiglia d'origine. La grande fatica, credo, e l'impegno è proprio quello di non separarsi dalla famiglia d'origine, ma di accompagnarla in un momento in cui ci sono delle difficoltà per far crescere i figli. E questa mostra che rappresenta proprio quello che gli artisti hanno visto stando all'interno delle famiglie, ed è quindi un occhio dall'esterno su quello che però è il vissuto. È bellissima. La mostra è nata in modo un po' particolare, nel senso che abbiamo chiesto a 14 artisti che operano in vari temi, discipline, quindi fotografia, musica, pittura, di incontrare famiglie che facevano accoglienza. Quindi le hanno incontrate, le hanno conosciute e quello che loro hanno recepito dell'accoglienza l'hanno restituito attraverso le opere che hanno realizzato. E quindi è nata, diciamo, questa mostra che vuole raccontare proprio l'accoglienza. E è nato proprio uno stupore in questo percorso che gli artisti hanno fatto dal momento in cui hanno conosciuto le famiglie fino alla realizzazione dell'opera che poi è stata messa all'interno della mostra. Rimarrà aperta fino all'11 giugno, quindi io spero che tutta la città venga a vederla.